Ciao YouTube, benvenuti in un nuovo video di Chili Trocchi. In questo video vedremo che cos'è che una persona in particolare prova verso di voi durante il silenzio. Quindi è un video che è dedicato alle persone che sono in silenzio con qualcuno, non vi parlate da alcuni giorni o anche da più tempo. Quindi vi chiedo di pensare ad una persona con la quale al momento c'è silenzio e vedere verso quale gruppo siete più guidati. Qui abbiamo il gruppo numero 1 con il quarzo chiaro, gruppo numero 2 con l'ametista e gruppo numero 3 con l'ossidiana nera. I tempi di ciascun gruppo sono riportati nella descrizione del video insieme a tutte le carte che utilizzo. Se siete guidati verso più di un gruppo, potete farlo, ci potrebbe essere un messaggio per voi. Se la lettura risuona con voi, vuol dire che è per voi. Il video è valido dal momento in cui lo si vede e detto questo, vi voglio ricordare che non faccio consulti privati. Iniziamo con il gruppo numero 1. Allora, gruppo numero 1, l'energia generale della persona a cui avete pensato che sta facendo silenzio è rappresentata dalle carte che dicono disconnesso, troppo tardi e ansia. Quindi c'è un messaggio che è molto chiaro: questa persona al momento è disconnessa rispetto a voi e potrebbe essere disconnessa perché è accaduto qualcosa tra di voi che ha portato ad una separazione, ad esempio un litigio, una tensione che ha portato a freddezza, oppure semplicemente questa persona ha deciso di disconnettersi per qualche motivo. E questa persona è preoccupata che nel momento in cui si farà risentire sarà troppo tardi, perché voi potreste già avere conosciuto qualcun altro. Quindi ha paura di perdervi sotto sotto, soltanto che non lo fa vedere. Se voi siete già insieme a qualcuno, questa persona continua a pensarci. Quindi non è che abbia smesso di pensare a voi, ancora lo fa. E si rende conto che potrebbe essere ormai troppo tardi. Allora, andiamo a vedere con i tarocchi. Che cos'è che prova la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 durante il silenzio con quelli del gruppo numero 1? Abbiamo la carta del diavolo, la carta della giustizia. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero 1 prova durante il silenzio verso quelli del gruppo numero 1? La regina dei bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Che cos'è che questa persona prova durante il silenzio con quelli del gruppo numero 1? Infante di bastoni. Che cos'è che questa persona prova? E la regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Altri segni che vedo sono in particolare quelli del Capricorno. Sotto abbiamo anche l'imperatore Ariete. Questa persona è molto attratta verso di voi. Se avete pensato a qualcuno in ambito sentimentale, è una persona che è attratta dal vostro aspetto, sente passione, vi trova a essere magnetici. Se avete pensato ad una persona che appartiene ad un ambito diverso rispetto a quello sentimentale, è qualcuno che è attratto verso la vostra energia. Specialmente se siete persone che sono molto focose, passionali, persone molto forti, che hanno un carattere tosto, è qualcosa che piace praticamente a questa persona. Questa è una persona che vuole far vedere di essere sicura di sé, però in realtà è insicura, ha delle preoccupazioni, ha dei pensieri che sono ossessivi per come riportare questo equilibrio. Sembra essere quasi preoccupata di questa comunicazione, come se si dovesse preparare. E sto cercando di recuperare il controllo guardando le cose da una prospettiva che è logica e che è obiettiva, perché sente di avere perso una sorta di controllo. È come se la situazione fosse quasi sfuggita di mano. Infatti abbiamo visto che è ansiosa, che possa essere troppo tardi. All'esterno potrebbe apparire come una persona che è fredda e distaccata, ma si tratta semplicemente di una maschera, perché questa persona vuole far vedere di essere forte. Quindi andiamo un attimo a chiarire e vediamo perché c'è il diavolo per quanto riguarda quello che prova la persona a cui hanno pensato, che quelle saranno al contrario probabilmente. Abbiamo il 7 di spada al contrario ed il cavaliere di denari al contrario, poi abbiamo il fante di coppe. Questa persona potrebbe avere fatto silenzio e ghosting in una maniera scorretta, quindi si potrebbe essere raffreddata senza dirvi assolutamente nulla, come se si fosse allontanata di nascosto. Per cui la percezione è che non ci sia stato nessun chiarimento dei motivi per i quali questa persona si è allontanata. Voi probabilmente non lo sapete neanche. È una persona che potrebbe essere stata inconsistente prima,
vi ha dato l'idea di offrire un buon potenziale all'inizio, però successivamente è come se avesse fatto un passo indietro, quindi non c'è stata più quella regolarità di prima, specialmente a livello di comunicazione oppure a livello di gesti che questa persona praticamente faceva. Quello che succede è che adesso questa persona pensa in maniera ossessiva a come venire fuori da questo silenzio, come poter riapparire e fare anche una sorta di confessione. E dire certe cose, magari chiedere scusa o comunque iniziare una conversazione. Per alcuni ho anche la percezione che qualcosa sia stato esposto prima, che ha portato a questo silenzio, ha portato a questa chiusura. Quindi le cose come se si fossero praticamente interrotte, questa persona vi vuole chiedere scusa di quella cosa lì, specialmente se è successo qualcosa di grave che voi avete scoperto. Quindi si ossessiona a cosa poter dire. È una persona che spesse volte cambia idea anche su quello che vi vuole dire, quindi magari ha in mente di dirvi una cosa e poi dopo ricambia l'idea, quindi c'è una sorta di inconsistenza anche in quello. Vediamo perché c'è la giustizia per quanto riguarda quello che prova la persona che hanno pensato vede gruppo numero uno verso di loro, durante il silenzio, mio Dio. Abbiamo la carta della stella, l'asso di bastoni al contrario ed una serie di carte al contrario. La luna al contrario, 3 di coppe al contrario, 9 di spade al contrario e il mondo al contrario. Questa persona non vuole chiudere le cose, innanzitutto, quindi la faccenda è ancora aperta. Si tratta di superare l'ansia che ha, che abbiamo visto essere presente nell'energia generale, quindi questi sono degli aspetti che devono essere risanati. Questa persona deve essere in grado di superare quelle che sono le proprie paure, perché si rende conto che se non lo fa, non c'è poi l'occasione di avere questa forma di riconnessione e riconciliazione. Ribadisco il fatto che alcuni di voi potrebbero aver scoperto qualcosa di questa persona, nel senso che è stata fatta luce su qualcosa che era nascosto, oppure ancora su un lato di questa persona che era nascosto. E questo potrebbe avere portato alla rottura del rapporto. O anche al fatto che le cose si sono bruciate subito, quindi non c'è stato un inizio vero e proprio. Forse qualcuno era interessato soltanto a cose intime, tra l'altro. Però insomma, vedo che questa persona vuole riaggiustare le cose da come emerge. Al momento sembrano esservi dei ritardi, però, a possibili incontri oppure riconciliazioni. Vediamo perché c'è la regina di bastoni per quanto riguarda quello che prova la persona che ha pensato quella del gruppo numero uno durante il silenzio, il 6 di bastoni e abbiamo il re di spade, segno d'aria, acquario gemelli oppure bilancia. Questa persona vi guarda, vi spia. È una persona che ha una luce diversa rispetto a voi o questa percezione, ma si tratta anche di una persona che è molto orgogliosa, è una persona che vuole spesse volte vincere o comunque prevalere, essere quella che è in comando. Si tratta di qualcuno che è molto strategico nelle mosse che fa perché quello che vuole è vincere, non vuole sbagliare. Per motivi di orgoglio ma anche di immagine, questa persona potrebbe essere diventata più fredda verso di voi perché voleva far vedere di essere quella tosta. Vediamo perché c'è il fante di bastoni per quanto riguarda quello che prova la persona a cui hanno pensato quelli del gruppo numero uno durante il silenzio verso di loro. Perché c'è il fante di bastoni per quanto riguarda ciò che prova. Allora, questo è il giudizio e poi abbiamo l'appeso ed il 5 di coppe. È interessante perché questa persona sembra volere sacrificare un po' il suo ego nel ricomparire e nel riaffacciarsi, perché ci sono delle cose che l'hanno ferita, ci sono delle cose che l'hanno fatta soffrire, però nonostante questo vuole ripresentarsi. Quindi io non so voi che cosa abbiate fatto, però ho la percezione che ci sia un dolore che è presente. Un'altra cosa è che questa persona è consapevole di avervi ferito in passato, però nonostante questo si vuole ripresentare. C'è stata una pausa, però vedo che questa persona vuole riemergere a livello di comunicazione. Si può trattare di una piccola comunicazione, anche qualcosa insomma di minimo, però vedo che l'interesse c'è nel parlare. Attenzione se questa persona vi vuole mantenere appesi, nel senso che vuole cercare di avere una piccola conversazione giusto per assicurarsi che voi non scappiate da nessun'altra parte, perché ha paura appunto che possa essere troppo tardi se continua ad essere disconnessa, perché vedo questa possibilità.
Vediamo perché c'è la regina di spade per quanto riguarda quello che prova, la persona a cui hanno pensato quello gruppo numero 1. Abbiamo il 2 di bastoni con la stella ed il 5 di spade. Sì, non lasciatevi ingannare dall'aspetto freddo che questa persona ha verso di voi, perché in realtà le sue azioni non corrispondono a quello che sente dentro, perché ha intenzione di fare qualcosa, di risanare questa situazione, è quello che desidera. Ci sono dei piani in mente, soltanto che questa persona agisce in una maniera che vi fa capire una cosa per un'altra. La comunicazione che questa persona potrebbe avere con voi potrebbe risultare fredda dal punto di vista emotivo, quindi avvertite che non c'è un coinvolgimento, però ho la percezione che sia stata una cosa studiata in realtà. Non vuole far vedere di essere debole, quindi ho il sentore che si tratta di qualcuno il cui orgoglio è molto forte. Non vuole far vedere di essere vulnerabile, quindi vuole darvi l'idea di essere qualcuno che è tosto, qualcuno che non se ne frega niente se vi siete allontanati o cose del genere, ma in realtà non è così, perché infatti abbiamo gli amanti sotto, abbiamo il 9 di coppe, abbiamo i 3 di bastoni. Questa persona sta aspettando di uscire praticamente allo scoperto e di farsi avanti. Si rende conto che deve fare qualcosa, perché sennò la situazione non cambia. Quindi ho la percezione che si farà sentire, ma aspettatevi una piccola comunicazione che potrebbe risultare un po' fredda, però nasconde molte cose. Questo è quello che emerge, vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 1, adesso passa al gruppo numero 2. Allora, il gruppo numero 2, come energia generale ci sono le carte di farsi vedere pubblicamente insieme, pensieri ossessivi ed essere chiusi. Quindi questa persona si sta ossessionando ed intanto è chiusa in se stessa. Non si vuole aprire, potrebbe farlo per motivi di orgoglio, oppure perché è testarda, oppure ancora perché è offesa di qualcosa, però continua a pensare in maniera ossessiva a qualcosa che riguarda voi. Abbiamo la carta di farsi vedere pubblicamente insieme. Allora, questo potrebbe indicare innanzitutto i social media, nel senso che voi potreste far vedere delle cose sui social media, quindi cose che sono pubbliche e questa persona quando le vede si ossessiona. Non so che cosa sia, ma scatena questo tipo di reazione in lei. Se non ha a che fare con i social media, potrebbe avere a che fare con qualcosa che voi fate a livello pubblico, quindi uscite forse con qualcuno. Questa persona lo sa e lo vede, specialmente se voi siete in un altro rapporto. A questa persona dà fastidio, oppure se state conoscendo qualcun altro, questa persona dà fastidio. Non per forza deve trattarsi di una persona in amore a cui voi avete pensato, per cui se non dovesse essere una persona in amore, ma avete pensato a qualcuno in un altro ambito, c'è qualcosa che voi fate a livello pubblico che a questa persona dà fastidio. Quindi vediamo. Che cos'è che prova la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 durante il silenzio con loro? Che cos'è che questa persona prova? Abbiamo il 9 di bastoni, quindi questo ribadisce la chiusura di questa persona. Che cos'è che questa persona prova durante il silenzio verso quelli del gruppo numero 2? Abbiamo la carta del cavaliere di spade, la carta della temperanza, la carta della giustizia. Che cos'è che questa persona prova durante il silenzio verso quelli del gruppo numero 2? Che cos'è che questa persona prova? La stella con il 9 di coppe. Questa persona vorrebbe recuperare le cose da come emerge, perché questo è quello che desidera. Infatti sotto abbiamo anche il 4 di bastoni. Vorrebbe che ci fosse da capo un'unione, quindi una riconnessione e una maggiore stabilità. Le sue difese però sono alte. Si potrebbe essere sentita ferita da qualcosa che voi avete detto oppure fatto. È una persona che è diffidente, che non si fida facilmente degli altri. C'è una cosa molto importante che ha a che fare con la giusta occasione che si deve presentare. E sembra che ci voglia tempo affinché questo accada. Quindi è qualcuno che aspetta l'occasione giusta per fare qualcosa, ma si deve verificare in un particolare lasso di tempo. Adesso non so se per alcuni sia in arrivo una festa oppure un evento in particolare,
dove c'è la possibilità di ripristinare una comunicazione o di rivedersi, perché questa persona sta aspettando una specifica occasione per riportare un senso di equilibrio. Se questa persona è stata ferita da qualcosa che è successo, si deve semplicemente riprendere, quindi deve ritrovare un equilibrio interno prima di potersi fare nuovamente avanti, perché qualcosa ha fatto male. Quindi andiamo un attimo a chiarire, vediamo perché c'è il 9 di bastoni per quanto riguarda la persona che hanno pensato, quindi il gruppo numero 2, che al momento fa silenzio verso di loro, perché questa persona trova il 9 di bastoni. Abbiamo l'asso di coppe con l'imperatore. Questa persona è molto tosta, è rigida. Ha delle barriere ad aprirsi a livello emotivo e ha queste barriere perché vuole essere in controllo, quindi non si vuole lasciare andare perché pensa che qualora si lasciasse andare allora potrebbe diventare debole e vulnerabile. Qualcosa a che fare anche con un nuovo amore, quindi o questa persona potrebbe avere conosciuto qualcun altro ed è per questo che si tira indietro, oppure voi potreste avere conosciuto qualcun altro, questa persona si tira indietro. Vediamo perché c'è il cavaliere di spade. Perché c'è il cavaliere di spade per quanto riguarda quello che prova la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 2 durante il silenzio verso di loro? Perché c'è il cavaliere di spade? Questo è il 10 di coppe, l'eremita, il re di coppe e poi abbiamo il tre di denari. Abbiamo la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Altri segni che vedo al momento sono la vergine, l'ariete, il sagittario, tutti i segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia e abbiamo anche il capricorno. Questa persona vuole riportare un'armonia, questo è quello che cerca e cerca anche l'occasione giusta per fare qualcosa. Ci sono dei sentimenti che sono coinvolti o comunque delle emozioni che sono forti e c'è voglia di aggiustare le cose e comunque trovare un compromesso, mantenere una forma di legame. Però è come se stesse aspettando l'occasione giusta, intanto sembra essere isolata. E mentre è isolata ragiona praticamente su queste cose qui. Vediamo perché c'è la temperanza. Perché c'è la temperanza per quanto riguarda quello che prova la persona che hanno pensato. Allora abbiamo il 7 di coppe con il re di bastoni, segno di fuoco, re di leone, sagittario. Allora c'è un messaggio che è molto specifico per le persone che sanno che questa persona è qualcuno che va tradendo oppure tiene le opzioni aperte o cose del genere e si tratta di una persona che è molto sessuale ed inclina al tradimento. Questa persona potrebbe fare silenzio perché adesso sta guardando ad altre opzioni e quando sarà il momento si farà da capo risentire. Quindi vedo questa possibilità per una parte di voi. Per altre invece questa persona sta portando pazienza perché è ancora confusa sull'approccio che deve scegliere e su quello che deve fare. C'è molta passione che è presente. Se questa persona è confusa a livello emotivo, ha bisogno di ritrovare un equilibrio prima di entrare in azione. Inoltre, questa è una persona che è fantastica all'idea di aggiustare le cose. Forse perché c'è l'elemento della passione che è presente. Quindi potrebbe essere qualcuno che è molto attratto e proprio perché è mosso da quell'attrazione fantastica sul fatto di riaggiustare le cose. Vediamo perché c'è la giustizia, perché c'è la giustizia per quanto riguarda quello che prova questa persona durante il silenzio. La torre con la regina di denari, segno di terra, capricorno, vergine oppure d'oro. Quindi è successo qualcosa tra di voi che ha portato ad una crisi, ad un crollo improvviso, ad una mancanza di stabilità. Quindi adesso questa persona sta cercando di capire come riportare un equilibrio dopo quello che è successo. Per alcuni c'è una terza parte coinvolta, potrebbe essere un signore di terra, oppure potrebbe essere una persona con la quale questa persona a cui avete pensato è fidanzata oppure sposata. Vediamo perché c'è la stella. Subito, c'è il 9 di spade con il 3 di denari. Questa persona pensa in maniera ossessiva come poter trovare una soluzione. Come poter risanare le cose e farle funzionare, che sia mantenendo un rapporto di amore, amicizia o di altro tipo, perché emerge come i tre di denari. Quindi se questa persona è interessata ad avere un rapporto di amore, sta ad indicare che vuole scendere a compromessi. Se questa persona vuole tenere una forma di legame con voi,
vuole capire come poter, per esempio, rimanere amici oppure come poter lavorare insieme in qualche maniera e si ossessiona su questo. Vediamo perché c'è il 9 di coppe, perché c'è il 9 di coppe. Quindi è qualcuno che non vi vuole perdere, vuole tenere una forma di legame con voi. Questo è confermato. Perché c'è il 9 di coppe? Ok, questa si è girata ed è il folle. Quindi quello che desidera è fare questo gesto che è rischioso. Infatti sotto c'è la regina di bastone, il segno di fuoco e il leone sagittario. Vuole avere il coraggio, la sicurezza in se stessa nel fare questa mossa. Perché quello che desidera è farsi avanti, come potete vedere praticamente in questa carta, e giudica il tutto come un rischio perché non sa quale potrebbe essere la vostra reazione. Potrebbe essere una reazione buona o anche meno buona, però desidera che le cose vadano a suo favore. Quindi chiaramente qualcuno che vuole cercare di recuperare le cose con voi, che sia ripristinando un rapporto di amore, qualora fosse stato di amore, oppure che sia mantenendo una forma di legame. È una persona che non vi vuole perdere, è una persona che non vuole in realtà chiudere le cose, però ha molta difficoltà ad essere disponibile oppure aperta. C'è questo desiderio che è forte e sembra aspettare una particolare occasione per fare qualcosa. Questo è quello che emerge, vi ringrazio per aver scelto il gruppo numero 2, adesso passa al gruppo numero 3. Allora, gruppo numero 3, l'energia generale per quanto riguarda la persona a cui avete pensato è quella delle carte di perdere tempo, aspettare una reazione e decisione da prendere. Questa persona vuole essere rincorsa da voi. Vuole che siate voi a fare una mossa, sta aspettando una forma di reazione e intanto sta perdendo tempo perché probabilmente voi non state facendo assolutamente niente. E c'è una decisione che questa persona deve prendere per quanto riguarda voi. Quindi vediamo che cos'è che la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 3 prova verso di loro durante il silenzio. Abbiamo la temperanza nella posizione un po' orizzontale. Che cos'è che la persona a cui hanno pensato quello del gruppo numero 3 prova verso di loro mentre fa silenzio? Questo è il 10 di spade, devo dire che lo prendo al contrario, anche se era in posizione un po' orizzontale. Comunque, ok, 5 di denari, 7 di coppe, un'altra carta. Che cos'è che questa persona prova mentre fa silenzio con quello del gruppo numero 3? Il Papa, fondo del mazzo e il 4 di bastoni. Per alcuni questa è una persona che è sposata o comunque è in un'altra relazione, però questo non vale per tutti. Per altri ho la percezione che per questa persona la sua immagine sia importante. Non vuole passare per la persona che è debole o la persona che rincorre, però si sente male nel fatto di essere ignorata, sente il peso di questo perché è come se fosse stata abbandonata. È una persona che, come vi dicevo, sta aspettando una forma di reazione, ma molti di voi non stanno dando questa soddisfazione a questa persona e quindi inizia a chiedersi perché questo avvenga, sembra essere abbastanza confusa, inoltre spesse volte perde la pazienza, si trova in un'energia che non è molto equilibrata. Qualcosa ha ferito questa persona in passato, si è sentita colpita e tradita alle spalle da qualcosa che voi avete detto oppure fatto, però si sta riprendendo da quel dolore. Il fatto di non essere inseguita potrebbe essere di per sé la causa di un dolore per questa persona. Quindi andiamo un attimo a chiarire, vediamo perché c'è la temperanza in una posizione orizzontale per quanto riguarda quello che prova la persona che hanno pensato qui del gruppo numero 3, abbiamo l'eremita e poi la papessa, quindi si conferma il silenzio, si conferma l'isolamento nel quale si trova questa persona. E non è semplice perché spesse volte ha l'impazienza perché vorrebbe avere da parte vostra un messaggio, una comunicazione, vorrebbe essere appunto inseguita. Quindi questo è quello che cerca, soltanto che queste cose le tiene nascoste. Il fatto che voi non facciate niente porta questa persona a sentire una mancanza di equilibrio a livello interiore e anche un'impazienza. Ci sono delle cose che devono essere rivisitate a livello inconscio, se questa persona è in grado di fare introspezione.
perché questa è una lezione per questa persona. Vediamo perché c'è il 10 di spade prevalentemente al contrario. Abbiamo il folle e poi abbiamo il 10 di coppe. Le cose con questa persona ad un certo punto sembrano essere molto armoniose, specialmente all'inizio. È successo poi qualcosa che ha portato a rovinare il tutto ed è stato avvertito come un colpo fatto alle spalle. Probabilmente siete voi ad aver avvertito questa energia, specialmente quando questa persona ha iniziato a fare silenzio o ha fatto qualcosa di grave che ha portato ad una chiusura. Questa persona piano piano sta ritrovando una forma di armonia e di serenità. Sta ricominciando praticamente da zero, quindi sta superando il dolore che è associato alla chiusura, alla separazione, eccetera. Per alcuni di voi vedo la possibilità che questa persona voglia ricominciare da zero con voi e riportare un'armonia, però soltanto per alcuni ho questa percezione, perché per il resto penso che sia un'energia che concerne soprattutto come si sente questa persona, quindi sta cercando di ritrovare questa forma di serenità e di armonia dopo quello che è accaduto. Vediamo perché c'è il 7 di coppe. Perché c'è il 7 di coppe? La regina di denari con il 4 di bastoni. Abbiamo un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro. Vi voglio anche dire gli altri segni che vedo. C'è la presenza del Sagittario, dell'Ariete, dell'Acquario, dei Gemelli e dello Scorpione. Ci sono diverse cose che percepisco. Questa persona, specialmente se voi avete un segno di terra, quindi Capricorno, Vergine, Toro, potrebbe fantasticare spesso su di voi e all'idea di avere nuovamente un'unione, quindi di riportare le cose in equilibrio, di avere una stabilità. È qualcosa su cui contempla, è una delle scelte. Abbiamo visto che c'era la carta di decisione da prendere, quindi è qualcosa che prende in considerazione. Se questa persona è fidanzata o sposata con qualcun altro, al momento cerca di distrarsi nel rapporto in cui si trova. Però ciò non toglie che questa persona è ancora fantastica su di voi, ancora pensa a voi e ha una confusione a livello emotivo. Si tratta di qualcuno che potrebbe anche temere che voi possiate entrare in una nuova relazione e ha una confusione al riguardo, il che significa che non lo sa se voi adesso siate in una nuova relazione oppure no. E mi rivolgo a quelli di voi che hanno pensato a qualcuno in ambito sentimentale con il quale c'è silenzio. Vediamo perché c'è 5 di denari per quanto riguarda quello che prova la persona che hanno pensato voi del gruppo numero 3 mentre fa silenzio con loro. Perché c'è 5 di denari? C'è la carta della giustizia con il 4 di spade e qui abbiamo la carta del 10 di coppe. Allora, alcuni di voi hanno punito questa persona con il silenzio, hanno capito che la cosa giusta da fare era quella di astenersi dal parlare con lei oppure di rincorrerla, perché si è comportata in una maniera che a vostro avviso è stata scorretta e quindi la cosa giusta è stata quella di ignorarla. Questa persona sente il peso di questa situazione, sente che si deve quasi riprendere perché è qualcosa che fa male. Le sue ferite di abbandono sono state attivate, ecco perché mi ricollego a quello che ho detto prima, che questa persona deve ritrovare un equilibrio, specialmente a livello interno. Quindi voi state facendo una differenza per questa persona, è come se fosse un po' il suo karma. Questo potrebbe essere connesso a ferite che hanno a che fare con l'infanzia in particolare. Se questa persona ha famiglia con qualcun altro o c'è qualcosa che ha a che fare con la sua famiglia, è possibile che faccia una pausa verso di voi per motivi familiari, però intanto soffre di questa cosa. Vediamo perché c'è il Papa. Perché c'è il Papa per quanto riguarda quello che prova la persona a cui ho pensato. Abbiamo la regina di spade, queste due sono il diavolo con il 7 di denari. Abbiamo un segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Voi potreste avere tagliato fuori questa persona perché ha messo in atto delle azioni che sono risultate tossiche. Quindi avete fatto una sorta di valutazione, avete deciso di fare un taglio. Inoltre, questa è una persona che mentre aspetta si ossessiona, soltanto che per una questione di immagine non vuole far vedere di stare male, vuole dare l'immagine di qualcuno che è tosto, è non emotivo, che non se ne frega niente, che vuole fare dei tagli, però in realtà non è così. Questa è una persona che ancora ci pensa. Voi per una questione morale potreste aver deciso di fare un taglio nei confronti di questa persona, o è questa persona stessa che ha pensato di fare così, perché a suo avviso voi avete sbagliato in qualcosa e quindi ha deciso di fare questo taglio. Però ancora aspetta una reazione, quindi ancora aspetta che voi
vi facciate sentire oppure che le facciate capire di avere intenzione di recuperare le cose. Quindi mi sembra che questa persona non faccia nessuna azione in particolare nel breve periodo. Queste sono le sue energie al momento in cui state guardando il video. È in un'energia di attesa perché sta aspettando una vostra reazione. Questo è quello che emerge. Vi ringrazio per aver visto questo video. Poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!